Allora, amici di Onda Libera, siamo a Pesaro presso l'Istituto Alberghiero e sono in compagnia del preside Nicolini, professor Nicolini, e del professor Pagnoni. E siamo qui perché oggi c'è stata una splendida iniziativa, sempre nell'ambito del percorso cibo e cultura. Sì. Ecco, preside, ci illustri bene questo percorso. È un percorso che abbiamo iniziato fin dall'inizio dell'anno scolastico e praticamente sono coinvolti i ragazzi dell'alberghiero, e di tutto l'istituto, anche il Branca, comunque l'alberghiero in particolare, perché riteniamo che il cibo sia, come dire, direi un'ovvietà, ma comunque il cibo è importante, saper consumare bene, soprattutto prodotti di qualità del nostro territorio. Credo che valga intanto a riscoprire la bellezza del nostro territorio locale, provinciale, comunale, provinciale e se non altro a creare le condizioni perché il lavoro nobile della terra dia dei risultati molto buoni, remunerativi e gratificanti per chi dedica tempo e passione alla coltivazione del nostro territorio. Ecco, e questo discorso lei accennava nel suo intervento, insomma, vorrebbe comunicarlo meglio alla cittadinanza. Sì, io credo che la piazza sia il luogo ideale per poter dare alla popolazione, alla cittadinanza del nostro territorio una testimonianza di saggezza, una testimonianza soprattutto di responsabilità, e credo che i giovani debbano occupare la piazza per far sì che le loro idee, le loro considerazioni viaggino nel luogo che la storia fin dall'antichità ha ritenuto essere il luogo ideale per la partecipazione alla vita democratica e non esclusivamente alla vita di palazzo. Professor Pagnoni, allora, Paolo Pagnoni è il coordinatore, cioè quello che dà concretezza a questo progetto. Ci puoi dire, insomma, quali altre iniziative sono in programma? Sì, beh, il preside intanto ricordava che il progetto è partito nel mese di ottobre e il progetto nello specifico è il cibo e la legalità, e quindi abbiamo pensato che i nostri studenti dovessero intanto confrontarsi con un magistrato del calibro di Antonio Ingroia, che ha parlato loro di Costituzione, e la legalità e la Costituzione sicuramente vanno a braccetto. Poi abbiamo incontrato un scrittore, un giornalista, Luca Ponzi, che ci ha mostrato il libro ultimo che ha pubblicato, Cibo Criminale, appunto. E quindi oggi questo incontro straordinario, secondo me, con Peppe Pagano, che è presidente della cooperativa Nuova Cucina Organizzata, che a San Cipriano d'Aversa gestisce un ristorante sequestrato alla Camorra. In programma abbiamo ancora un incontro il 1° di marzo con il capitano Sborgia del nucleo antisofisticazione di Ancona e con il presidente provinciale della Coldiretti, Tommaso Di Sante. E ci tengo a ricordare che probabilmente riusciremo anche a concludere prima della piazza che ricordava il preside con un pranzo qui a scuola con i prodotti di Libera Terra, e quindi in collaborazione con la Coppa Adriatica, per poi arrivare alla piazza e quindi dare la degna conclusione di questo progetto. Grazie. Prego.